Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Come al solito vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca, partiamo dalla provincia di Palermo. A Misilmeri sono stati decapitati i vertici di una consorteria mafiosa. Un'inchiesta dei carabinieri ha disarticolato oggi i vertici del clan mafioso di Misilmeri e ha scoperto numerose estorsioni. Sotto il ricatto del racket erano finite le imprese edili e il settore della grande distribuzione alimentare. I nuovi boss della famiglia sono stati arrestati questa notte nell'operazione Fenice e avevano nel mirino, tra gli altri, un impresario del settore edile impegnato nella realizzazione di un grosso impianto di rifornimento di carburanti, il titolare di una società del settore della grande distribuzione alimentare, proprietario di diversi supermercati, e un imprenditore alimentare, proprietario di un'azienda avicola del territorio. In questi tre casi gli inquirenti hanno documentato le numerose estorsioni. Dall'inchiesta emergono anche casi di pizzo in altri settori come il trasporto di malati e servizi funebri. A Marsala controlli dei carabinieri durante il weekend. Fine settimana appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Marsala, con il supporto dei colleghi della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno proceduto alla denuncia di diversi soggetti per svariati reati. Un pluripregiudicato marsalese di 46 anni è stato denunciato in quanto avrebbe trafugato una bicicletta lasciata dal proprietario sulla pubblica via. Una minorenne marsalese, nell'ambito di alcuni controlli volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stata deferita in quanto sarebbe stata trovata in possesso di circa 20 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Nello stesso contesto operativo, durante i controlli al codice della strada, due soggetti di 45 e 46 anni sono stati sorpresi alla guida dei loro mezzi sprovvisti di patente di guida, perché ritirata in precedenza con reiterazione del biennio, e per tale motivo sono stati entrambi denunciati. Altre tre persone sono state infine segnalate alla prefettura di Trapani quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina, marijuana e hashish. A Trapani una donna è stata arrestata per furto in un'attività commerciale. I carabinieri della stazione di Trapani hanno denunciato una donna di 38 anni per il reato di furto aggravato all'interno di un'attività commerciale della città. A seguito della denuncia presentata dal personale del negozio, i carabinieri hanno intrapreso un'attività di indagine raccogliendo gravi indizi di colpevolezza sulla donna, ben nota ai carabinieri per numerosi precedenti a suo carico. A incastrarla, le immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e analizzate dagli uomini dell'arma, che la ritraggono unitamente a un uomo non identificato, mentre sembrerebbe trafugare 200 euro dal registratore di cassa, approfittando di un momento di distrazione del personale dipendente. Identificata, è stata perciò denunciata, mentre sono ancora in corso le indagini per risalire all'identità dell'uomo che era insieme a lei. È stato dimesso il paziente toscano ma residente nella zona Tondrella a Mazara, affetto dalla febbre West Nile. Dimesso, ma rimane sotto osservazione il paziente toscano domiciliato nella zona di Tondrella a Mazara, curato perché affetto dalla cosiddetta febbre del Nilo. L'uomo è stato dimesso con ipostenia agli arti inferiori. Queste le notizie che arrivano dal direttore dell'unità epidemiologica e medicina preventiva dell'ASP di Trapani, Gaspare Canzoneri, circa l'amnesi del paziente. L'uomo, dal 30 settembre al 2 ottobre, sta poco bene, accusa forte cefalea e febbre. Il 4 ottobre, dice il dottor Canzoneri, la famiglia chiede l'intervento di un'ambulanza e con questa l'uomo accede al pronto soccorso dell'ospedale Abela Aiello di Mazara. Il giorno successivo viene ricoverato presso l'unità operativa complessa medicina. Qui gli viene diagnosticata una encefalite. Vengono eseguiti diversi esami legati alla febbre del Nilo e inviati al laboratorio di microbiologia del Policlinico di Palermo. Vengono rilevate immunoglobine specifiche. Il paziente viene trasferito il giorno seguente al Policlinico Malattie Infettive di Palermo per il completamento dell'iter diagnostico e terapeutico. Vengono eseguiti nuovi esami, cui i campioni sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità.
Il paziente, fanno sapere dall'ASP, successivamente è stato dimesso con ipostemia arti inferiori. Si tratta del secondo paziente dopo quello di Marsala, che poi però è deceduto, affetto da West Nile. Il comune di Mazara ha effettuato un primo ciclo di disinfestazione straordinaria di contrasto alle zanzare nella zona di Tonnarella e quindi si spera di poter attenuare il fenomeno. Distese di rifiuti nelle campagne di Marsala. Degrado, inciviltà, abbandono. Questi sono i termini che vogliamo utilizzare in questo servizio per descrivere le immagini che vi stiamo proponendo. Immondizia di ogni genere che invade i nostri territori. Ci troviamo in Contrada San Silvestro, alle spalle del nosocomio lilibetano. Le immagini parlano da sé. Gli incivili colpiscono con troppa facilità, deturpando il nostro territorio. Bisogna correre ai ripari affinché l'irreparabile non accada, affinché i nostri territori non siano sempre più invasi da spazzatura. Parliamo di turismo dalla California in Sicilia, in provincia di Trapani, sulle tracce dei Florio. Yes, I'm extremely impressed by il grande stupore per me è stato proprio quello che dalla California venire qui è stata la mia prima volta in Sicilia. Sono stata in altre parti del mondo, ma non avevo mai scoperto che uno dei il posto dove il tonno ha avuto parte della sua origine dell'esportazione è stato proprio qui, ed è stato anche grazie alla famiglia Florio, che è stata molto importante nello sviluppo dei prodotti e in quello che viene offerto anche a noi. Pensate che io faccio la mia insalata di tonno personale, che adesso avrà tutto un significato diverso. E certo, per quello che riguarda anche il vino Marsala, che troviamo anche in California, ma sapere che è stato il contributo è stato dato da questa famiglia in Sicilia, per me ha un significato completamente nuovo adesso. Oh, so many things. Per me è davvero impossibile dire una cosa che mi è piaciuta di questo viaggio, una cosa che ricorderò. Senza dubbio la prima cosa che mi sovviene in mente è l'ospitalità. Senza dubbio l'unica cosa che mi viene in mente è quanto mi sono sentita benvenuta e accolta da tutte le persone che abbiamo incontrato. A Marsala, al Carmine, inaugurata una mostra sulle saline. Patrizia Galia, come nasce l'idea di poter fotografare le saline della provincia di Trapani? Ma l'idea nasce dal desiderio di documentare il lavoro degli uomini e le tradizioni del nostro territorio. Come fotografa, insomma, mi è sempre interessato riuscire in qualche modo ad approfondire degli ambiti che generalmente non vengono magari indagati o non in maniera approfondita. E così è nata in qualche modo l'idea, la passione di in prima battuta magari di visitare le saline e poi tornare con la macchina fotografica, conoscere le persone, conoscere gli uomini, e capire anche le loro esigenze. E quindi da lì poi ne è nato un progetto che per la verità va avanti da almeno 15 anni, quindi non è una cosa breve, non è stata una cosa breve. So che si parte dalla provincia di Trapani e poi esportarsi anche in tutta, diciamo, ecco, sì, quando, le la saline, Sicilia. Le saline sono sicuramente, come dire, un territorio vasto che interessa Trapani, Marsala, Nubia, Paceco, quindi il lavoro viene sviluppato, è stato sviluppato in più territori, anche se dal punto di vista geografico in effetti il territorio è unico, no? Quindi chi fotografa in effetti non va a fotografare Trapani o Marsala o altro, ma fotografa appunto, come dicevo, la natura, fotografa i luoghi e le persone, questo è importante, sì. Avvocato Stabile, emisfero del vento, il connubio con la fotografa Patrizia Galia, fotografare le saline e la provincia di Trapani, perché questo connubio? Cosa vi unisce a voi con la fotografa? Questa è una bella domanda, Vincenzo, perché noi comunque come circolo culturale è il primissimo evento di questo tipo e l'abbiamo sposato sin da subito e portato qui a Marsala proprio perché secondo noi è fotografia che è arte, è le saline, è il sale, è tutto un qualcosa che unisce con il nostro territorio, quindi territorialità, cultura, arte, c'è un po' tutto
sono, diciamo, le prerogative del nostro, dell'attività del nostro circolo. Silvana Piacentino, direttrice della WWF Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco. E allora, fotografare, ecco, le saline e essere quindi rappresentati da una fotografa come Patrizia Galia, cosa rappresenta per voi? Devo dire innanzitutto che è stata una bellissima scoperta. Per me arrivare qui e vedere queste foto ha significato riconoscere molti volti, molte persone che davvero hanno fatto la storia di questo territorio tra Trapani e Marsala. Tra l'altro credo che la fotografia sia il modo migliore per rappresentare questo enorme patrimonio culturale che è tutto quello che rappresentano le saline e che ruota attorno alle saline. E naturalmente lei, essendo la direttrice, cosa si propone per il futuro, ecco, per quanto riguarda le saline? Non solo fotografie, ma anche ci sono dei progetti culturali importanti. Ma devo dire che già l'attività della salicoltura è un'attività culturale, è il nostro patrimonio storico, è il nostro patrimonio paesaggistico. Il WWF Italia gestisce la riserva dal 1996 e io credo che l'istituzione della riserva abbia davvero salvaguardato questo scampolo di natura, che è uno scrigno di biodiversità ma anche uno dei luoghi più belli e più suggestivi proprio da un punto di vista storico-culturale. Quello che dovremmo fare è capire che in questo caso abbiamo un'attività, la salicoltura, che non è in antitesi con la conservazione della natura, ma la salicoltura ha consentito l'attività, la produzione del sale, la coltivazione delle vasche, ha consentito di salvaguardare la natura, ha consentito di mantenere questo enorme territorio che è un luogo di produzione del prezioso sale marino, ma è anche un luogo dove per esempio sostano migliaia di uccelli migratori che si spostano in primavera e in autunno durante i due continenti, l'Africa e l'Europa. Bene, ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, ma torneremo subito dopo con l'informazione, con una vasta pagina sportiva dove vedremo tante immagini. Non andate via. Canale 2, pubblicità. Fai una pausa e scegli il tuo arredo da Raiti Arredamenti. Da noi potrai trovare la qualità delle cucine Mobilturi, impreziosite da una vasta gamma di colori, accessori e modelli di design. Camere da letto prodotte in Italia, camerette creative e funzionali, pareti attrezzate componibili, divani fatti dai nostri artigiani su misura per te e tanto altro ancora per la tua zona living. Che aspetti? Vieni a visitare il nostro showroom a Buseto Parizzolo e scopri tutte le proposte disponibili in pronta consegna. Seguici sui social e visita online Raiti Arredamenti. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80 oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affare fatto. Solletico, di Corona Rosalinda. Da noi trovi giocattoli, pelletteria, bigiotteria, abbigliamento per battesimo, corredini, profumeria. Vieni ad acquistare da noi i tuoi regali. Troverai nel reparto giocattoli sconti fino al 50%.
Acquistando i tuoi regali, Babbo Natale durante il periodo natalizio te li consegnerà gratuitamente a casa tua. Grande novità! Da quest'anno abbigliamento Bimbo Brums, Solletico. Ci trovi in Contrada Strasatti 272, Via Nazionale. www.canale2.com. E siamo quindi alla pagina sportiva, cominciamo con il calcio, risultati e classifiche della giornata. Risultati e classifica del campionato di eccellenza, settima giornata: Cus Palermo Leonfortese 1-2, Castellammare Nissa 0-0, Misilmeri Sciacca 4-0, Enna Resuttana San Lorenzo 0-0, Gela Mazzara 0-3, Parmonval Acragas 0-6, Profavara Oratorio Marineo 1-0, Mazzarese Casteldaccia 5-1. La classifica: Acragas 19 punti, Misilmeri, Mazzarese, Enna e Profavara 15, Mazzara 14, Sciacca 12, Casteldaccia 10, Castellammare, Leonfortese 7, Cus Palermo 6, Nissa, Resuttana San Lorenzo, Oratorio Marineo 5, Parmonval 4, Gela 2 punti. Passiamo adesso al campionato di promozione, sempre alla settima giornata: Accademia Trapani San Vito 0-3, Alcamo Casteltermini 2-0, Carini Partini Caudace 0-2, Fulgatore Marsala 11-0, Gemini Iccarense 2-3, Petrosino Camarat 3-3, ha riposato la Folgore. San Vito Lo Capo in testa 15 punti, Fulgatore 14, Accademia Trapani e Camarat 13, Partini Caudace 12, Petrosino 11, Alcamo 10, Carini e Folgore 9, Gemini 7, Iccarense 6, Casteltermini e Marsala 0 punti. Cominciamo subito quindi con i servizi: brillante e larga vittoria della Mazzarese sul Casteldaccia. Al Nino Vaccara di Mazzara del Vallo si sfidano Mazzarese e Casteldaccia. Inizia con i migliori propositi la gara per la Mazzarese grazie alla doppietta di Mistretta nei primi minuti di gioco, ma il Casteldaccia ha riaperto subito il match. Andiamo a rivisitarlo. Al quinto un tiro di testa veniva bloccato dal portiere Di Paola. Era però il preludio al gol, arrivato all'ottavo minuto con una bellissima azione chiusa in rete da Mistretta. Un minuto dopo il raddoppio, ancora d'opera del bravo attaccante della Mazzarese Mistretta, con una gran staffilata dalla distanza che trafigge ancora una volta l'incolpevole Di Paola. Il Casteldaccia però non ci sta e al dodicesimo accorcia le distanze con Monti, che lascia partire una rasoiata che trafigge Furnari. Al ventisettesimo Casteldaccia vicino al pareggio, ma Furnari si oppone in due tempi. Le due squadre nel corso del primo tempo continuano a combattere, però il punteggio rimane sul 2-1 in favore della squadra di casa. Nei secondi 45 minuti di gioco la Mazzarese dilaga. Al primo gran tiro dalla distanza di Giordano, che lambisce il palo. Al terzo gol annullato a Davide Testa, che con un pallonetto aveva scavalcato il portiere avversario, ma era in posizione di offside. All'undicesimo il 3-1 su un'invitante palla proveniente dalla sinistra, Testa la mette dentro. 3-1 il parziale tra Mazzarese e Casteldaccia. Dopo tre minuti la quarta rete, Mistretta in posizione piuttosto defilata riesce comunque a segnare il gol del 4-1, ma non finisce così. Al 27esimo infatti la Mazzarese sigla la quinta marcatura per il definitivo 5-1, realizzazione che porta la firma di Vito Lupo. Termina dunque l'incontro con una partita da due volti, un Casteldaccia che ha dato filo da torcere ai mazzaresi nella prima frazione di gioco, mentre nel secondo tempo la squadra di Chianetta riesce a vincere con un abbondante risultato di 5-1.
Vediamo com'è finita invece per l'altra rappresentante della provincia di Trapani, il Castellammare, che giocava con la Nissa. Si parte col film del primo tempo. Terranova penetra in area dalla sinistra, cerca un rigore, si becca soltanto un giallo per simulazione. Poi al 14esimo ancora un cross dentro, Terranova sigla il gol dell'1-0, ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco. Al 20esimo attacca la Nissa, Scribani riceve, si gira dal limite e colpisce il palo. Sfortunata la compagine di mister Davide Boncore, sfortunato l'under dei biancoscudati quando al 28esimo c'è un lancio lungo del Castellammare. Selmi in uscita riesce ad anticipare Maltese e si becca pure il fallo. Al 38esimo ancora da un rinvio, il pallone arriva a Terranova a sinistra, prova a mettere in mezzo, è una finta, Terranova alla conclusione, respinge Selmi, poi si gira la mattina in area e trova solamente il fondo, a un passo dal gol il numero 11, ultima chance del primo tempo ed è ancora una volta il Castellammare a sfiorare il gol con l'incornata di Maltese alta sopra la traversa. Termina reti bianche la prima frazione, 0-0 tra Castellammare e Nissa in questa settima giornata. Si parte con la ripresa, Azzara liberato a destra quando siamo al 49esimo, il pallone è messo in mezzo, non arriva Morales all'appuntamento col gol. Al 61esimo entra Reducci, al minuto 62 termina la partita del numero 13 neo entrato, perché si becca il rosso diretto per questa sbracciata in area di rigore. Non vuole sentire ragioni il direttore di gara Nissa, che dunque rimane in 10 uomini per circa mezz'ora. La partita si blocca a questo punto, bisogna attendere il 75esimo per una chance offensiva degna di nota. Castellammare in avanti con la punizione, battuta veloce, poi con Selmi che riesce a respingere in due tempi la girata di la mattina. 78esimo calcio di punizione di Azzara, brivido per la porta del Castellammare, il pallone si abbassa ma non troppo, termina in calcio d'angolo. 80esimo è il momento di Balbo al posto di Tabasso, al minuto 83 spiovente dalla sinistra, non la tocca nessuno, la tocca Milana ma è troppo tardi per siglare il gol dell'1-0. Espulso anche Maltese su segnalazione del primo assistente del direttore di gara. Entrambe le squadre in 10 uomini nei minuti finali. Ennesimo episodio discusso e discutibile. Non viene assegnato il calcio di rigore per questa strattonata in area su Lucero. Termina però la partita del Madranga. Non si fanno male Castellammare e Nissa, 0-0. Il Misil Meri sotterra con 4 gol lo Sciacca di Totò Bruculeri. Che sarebbe pesantissima in quella che è una corsa per i primissimi posti che si è fatta sempre più accesa. Veniamo al film della partita, subito un tentativo di Matera, c'è la deviazione, Pevizzolato deve mettere in calcio d'angolo, insiste la Don Carlo Misilmeri con un'altra battuta da corner, la palla messa da Concialdi, il colpo di testa di Costantino e la palla che non trova i pali difesi dal numero 1 Saccenzi. Ancora insiste la Don Carlo con Mendola che mette al centro per Streri, la conclusione al volo di destro, bella ma non precisa. Poi la prima sortita offensiva da parte dell'Unitas Sciacca con Sant'Angelo che qui forse commette fallo e poi la conclusione che si perde sul fondo dopo una deviazione, le proteste inutili dei giocatori della Don Carlo, ma qui Concialdi mette una palla straordinaria col sinistro, la deviazione di Matera, il volo di Pizzolato in calcio d'angolo. Si fa vedere ancora una volta dall'altra parte la formazione Saccenze con il cross al centro, la deviazione che non trova i pali. Allora dall'altra parte la Don Carlo Misilmeri ci prova con questa rimessa di Ficarra, subentrato all'infortunato Fricano. L'azione si sviluppa ancora con Costantino che scodella in avanti, Balistrella in posizione regolare, forse non se ne accorge, svirgola col sinistro, altra ghiotta chance per il numero 9 della Don Carlo Misilmeri. Qui però l'azione che si sviluppa sulla destra con Matera che propone al centro, Cerniglia, tiro respinto dalla traversa, deviazione di Pizzolato, palla che termina in rete, vantaggio per la Don Carlo Misilmeri con la seconda rete in campionato dopo quella di Castellammare per il capitano della formazione di mister Utro, che dunque mette la freccia alla mezz'ora. Insiste però la squadra di casa, sospinta anche dal suo pubblico, qui con Cialdi apparecchia per Mendola, la conclusione di Mancina, la parata poi di Pizzolato che blocca a terra il pallone, calcio d'angolo di Concialdi, la smanacciata ancora di Pizzolato, azione però tenuta viva dal giovanissimo Romano che scambia con Cerniglia, ancora Romano, la piazza col sinistro, sempre Pizzolato, poi tiro respinto forse con una mano, l'azione prosegue con Matera che gira questa palla, colpisce il palo
Pizzolato battuto, tripla occasione per il 2-0 della Don Carlo, 2-0 che però non tarderà ad arrivare perché c'è questa palla messa in mezzo per Matera che la lavora splendidamente, poi la girata col destro, battuto Pizzolato, si sblocca anche Federico Matera, confermato titolare in questo nuovo tandem con Pietro Balistreri, va ad esultare con i compagni in panchina il giocatore ex Canicattì che dunque trova la soddisfazione davanti al suo pubblico. Con quello che prova ad insistere, ma il direttore di gara pone fine alla prima frazione 2-0 per una buonissima Don Carlo Misilmeri contro un'Unità Sesciacca che ha veramente badato solo non prenderle. Secondo tempo che inizia con un doppio cambio con l'ingresso tra gli altri di Galluzzo per l'Unità Sesciacca, ma è la Don Carlo che insiste con Cernigli, il tiro bloccato da Pizzolato e qui un fallo commesso ai danni di Concialdi, le proteste da parte della difesa e di tutta la squadra dell'Unità Sesciacca per un provvedimento disciplinare pesante ai danni di un proprio giocatore. Insiste allora la Don Carlo Misilmeri che attacca alla ricerca del terzo gol, qui Concialdi sul lato corto dell'area di rigore, si sistema la palla sul sinistro, poi effettua questo cross, Matera controlla e viene rispedito al mittente il suo tentativo da un ottimo Pizzolato che poi si esalterà ancora, qui Frisella con la palla crossata libera male la difesa dell'Unità Sesciacca sui piedi di Mendola, ancora strepitoso Pizzolato a mettere in angolo, ma è l'anticamera del 3-0, il cross di Concialdi, colpo di testa, ancora Simone Giuliano come 7 giorni prima contro l'Enna, trova questa volta di testa, questa volta un po' più semplice, il gol del 3-0. Don Carlo Misilmeri letteralmente sul velluto in questo pomeriggio, insiste ancora la squadra allenata da Sasa Utro, come stiamo per vedere, con Mendola che si libera di un avversario, propone questo cross, il colpo di testa di Mario Secan, il volo di Pizzolato in due tempi, poi Mendola proverà ancora a crossare, questa volta però sulla sua palla c'è una deviazione, non riesce a tenerla Pizzolato, il gol del 4-0, ancora a segno almeno dal punto di vista nominale Luigi Mendola che aveva segnato 10 giorni fa in coppa contro l'Enna, questa volta gol con la complicità della difesa avversaria. Entra nel finale anche Raci, ci può essere gloria anche per lui, Pizzolato però dice di no ed è questa una delle ultime occasioni della partita, c'è gloria anche per Ficarra che cerca di segnare ma anche su di lui c'è l'ottimo intervento di Pizzolato, uno dei pochi a salvarsi in casa sciacca, qui bravissimo Romano a innescare i Raci, questa volta è saltato Pizzolato, poi c'è il salvataggio sulla linea e dunque opportunità che sfuma per l'ex giocatore del Canicattì, qui la palla sventagliata verso Balistreri e anche l'ultima palla di una partita senso unico stravinta. Altra grandinata di gol, quella della capolista Agragas nei confronti del Parmonval. Tutto pronto per il penalty Agragas, momento importante della partita. Siamo giunti al 19esimo, Garufo contro Mannino, fischia l'arbitro, parte Garufo, la conclusione e gol, ha segnato l'Agragas. Desiderio Garufo, la sblocca lui, come a Sciacca. Si ripete, a Partanna Mondello, Agragas avanti 1-0 contro la Parmonval. Rigore di Garufo. Semenzin, attenzione Semenzin, entra in area, la conclusione, un tiro cross, Pavicic! Ha segnato ancora l'Agragas con Pavicic che si è fatto anche male. 0-2 al 24esimo del primo tempo, Agragas avanti di 2 gol. 30esimo, rigore Agragas. Mansur questa volta al dischetto contro Mannino. Fischietta in bocca per decimo. Parte Mansur, ha segnato ancora l'Agragas e sono 3-0 per la squadra di Nicolò Terranova. Ha segnato Mansur che riceve gli applausi del pubblico agragantino presente qui al Franco Lo Monaco. Se ne va Semenzin, 45esimo, e Semenzin a tu per tu con Mannino, segna Semenzin, poker dell'Agragas, il gol di Semenzin, gran primo tempo dell'argentino che sta attraversando uno straordinario stato di forma. L'Agragas dilaga
questo primo tempo, 4-0, segna anche Semenzin. Ancora Vitelli, la conclusione questa volta, timbra il cartellino, gol di Ciccio Vitelli al sesto della ripresa, al secondo tentativo da 6 minuti in campo, ha fatto gol Francesco Vitelli. 5-0 per l'Akragas. Mansur, 23esimo della ripresa, Mansur arriva a Flavio Noto, la palla è per Vitelli, tiro cross e si fa gol da sola la Parmonval, autorete su tiro cross di Ciccio Vitelli e sono 6 gol dell'Akragas. A metà della ripresa c'è l'autorete di Di Maria su tiro cross di Ciccio Vitelli. E invece si impone di misura 1-0 il Prof. Avana nei confronti dell'Oratorio San Ciro di Marineo. C'è il gol! Gol di Graziano! Gol di Graziano! Esattamente a 45 secondi affida a Buscarino, Buscarino perde palla, la riconquista Bossa, la perde, poi la piana, commette fallo, viene ammonito la piana, ancora la piana, effettua un passaggio e poi Calagna, l'autore del gol domenica scorsa. E quindi il pallone a De Luca, De Luca per La Piana, La Piana pronto, il tiro di La Piana. E Camilleri, Camilleri, bello il tiro di Camilleri. E c'è il gran tiro di Bossa, espulso un dirigente, e Fricano per la piana sul fondo. Ritornare il pallone alla piana, sbaglia Dylan, è bravo Dylan, bravo Dylan, e la piana lascia la piana a Picano, e storia da Rizzo e poi lo cross direttamente Eire, Ricano di testa, e c'è il triplice fischio del signor Raso. Passiamo adesso al campionato di promozione, pareggio con tanti gol tra Petrosino e Camarat. Un cordiale saluto dallo stadio comunale di Petrosino per la 7ª giornata del campionato di promozione siciliana Girone A da Matteo Licata per la partita Petrosino contro Camarat. Fischietto a bocca e si comincia, è cominciata la partita tra Petrosino e Camarat, subito il Camarat in possesso della sfera. Allora c'è un lancio lungo, attenzione, c'è possibilità per il Camarat. Siracusa cerca di chiudere lo specchio, c'è un tiro però raso terra facile per Rustico. Davide Quinci spazza verso Rosella, attenzione, rischio, attenzione, errore di Schifano, Rosella, il tiro, rete incredibile al tredicesimo del primo tempo, gol di Angelo Rosella. Giargiu pressa, c'è il cross basso, attenzione, il tiro e pareggio del Camarat con Curabba.
sembra pronto Pisciotta, attende solo il fischio del direttore di gara che arriva adesso. Pisciotta direttamente in porta, Schifano e poi Rosella, rete, rete, Angelo Rosella, Agate in avanti verso Rosella, Rosella stoppa il pallone, Rosella verso Impeduglia, 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 il tiro, Pier Nicola, Impeduglia al 24esimo del primo tempo, gol anche di Impeduglia, 3-1 per il Petrosino. Riguarda questo calcio di punizione in favore del Camarat, battuta in questo momento direttamente in porta, rete, rete, rete incredibile del Camarat, 3-2. Ancora Giargiu, trova York, cross deviato, attenzione, c'è pericolo nell'area del Camarat, Pisciotta il tiro, non trova lo specchio della porta, Pisciotta, grande occasione ancora per il Petrosino. Impeduglia, vediamo, trova York, York, vediamo ancora York, può calciare, lo fa, non trova lo specchio della porta Cowie York. Candela contro York, vediamo, Candela, 1-2, ancora il Candela, il tiro deviato, rustico, battuta Giargiu, attenzione c'è Muratore, Muratore, c'è un intervento di Pegna, poi ancora Muratore, attenzione, Vaccaro, rustico, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore per il Camarat. Vaccaro contro Rustico, quando siamo al 49esimo. Vaccaro, rete, 3-3, nuovo risultato al 49esimo del secondo tempo, ha segnato Vaccaro. Batte Pisciotta. Finisce la partita 3-3 con tantissime però discussioni, risultato dubbio che andremo poi ad analizzare più avanti. Da Matteo Licata, dal comunale di Petrosino, un cordiale saluto a tutti. E vi ricordo il lunedì sera, questa sera, il consueto appuntamento con Top Sport, la rubrica di Nicola Donato, dove vedrete anche tutte le immagini, le interviste e tanti approfondimenti anche con ospiti in studio. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione, vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete anche approfondimenti e le dirette, e poi su TikTok e su YouTube. Grazie a tutti voi e buonasera. Canale 2, pubblicità. Nuova apertura, le tentazioni dei desideri, per accompagnare la vostra vita a tavola con la fragranza del nostro pane e le nostre specialità artigianali. Infinite prelibatezze, sia dolci che salate, tutte di nostra produzione, con ingredienti di prima scelta, dal pane e i panini di tutti i formati, dal pane con le olive o integrale alla pizza a taglio, dalla tavola calda ai calzoni, alle schiacciate e ai grissini. I biscotti Regina, i tagliancozzi con mandorle, le frittelle, le cassatelle di fichi. Le tentazioni dei desideri. Veniteci a trovare. Siamo in Contrada Cuori di Gesù, 1267 a Marsala. Diffondiamo passione e amore per la cura degli animali a tutti i nostri clienti. Siamo sempre dalla parte di chi ama i propri pets e abbiamo fatto di questa dedizione un lavoro. Da noi trovi mangimi e accessori per animali da cortile e tutto ciò che riguarda i nostri amici, dalle crocchette ai cibi umidi per cani e gatti, mangimi per pesci e tartarughe, uccelli e roditori. Si possono acquistare numerosi accessori, dalle spazzole ai giochi, cucce e scodelle, guinzagli, gli antiparassitari di tutte le tipologie, la ferramenta, gli accessori da giardinaggio, piante da orto e fiorite, le bombole Agip e tanto altro.
accettiamo prenotazioni di galline, pulcini, polli e pappagalli allevati a mano. Consegniamo a domicilio. Che aspetti? La Crusca si trova a Marsala, in Contrada Ciancio 29, accanto alla farmacia. Telefono 346 78 55 396. Un corretto e costante apporto di frutta e verdura è indice di vita sana. Per questo motivo è importante che frutta e verdura siano sempre fresche e di qualità, come tutti i prodotti che trovi da Sfrutta la Frutta. Un vasto assortimento di ortaggi, verdura e frutta, sempre fresche e di produzione propria, come le fragole. Prodotti selezionati come formaggio e ricotta locali, pane con lievito madre cotto in forno a legna, biscotti caserecci e pasta fresca, uova locali da galline allevate a terra, pesce surgelato, prelibatezze e piatti tipici come il couscous, vino e aceto locali. Sfrutta la Frutta di Alabiso Enza e in Contrada Casabianca 95 a Marsala. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in Contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da D&G Fish, nuova apertura in Contrada Ciancio 257 a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. Vieni a trovarci anche in Corso Calatafimi 46. D&G Fish di Renzo Catarinicchia, le meraviglie del mare, il gusto e la freschezza, in due pescherie accoglienti e assortitissime. Se provi una volta, non cambi più. D&G Fish è a Marsala, in Contrada Ciancio 257 e in Corso Calatafimi 46 su Piazza Caprera. www.canale2.com